Ciao amici di YouTube, bentornati in una serie che state amando tantissimo, anzi volevo ringraziarvi per tutto l'amore che state dando proprio a questa serie, anche se esce molto sporadicamente perché il gioco si aggiorna, ci sono tanti altri giochi che porto in live sul sito Viola e quindi non riesco a stare dietro a tutto, però veramente grazie per l'amore. Il primo episodio ha quasi raggiunto ad oggi, che sto parlando, le 11.000 visualizzazioni, che essendo il mio canale su YouTube piccolo è veramente un grandissimo onore. E niente, oggi continuiamo la nostra bellissima Arkon Quest. Abbiamo delle pullettine da fare, abbiamo pulato qualcosa l'altro giorno sperando di far uscire un 5 stelle. Nel banner evento ci siamo quasi, ho una singola, chissà che se durante la giornata di oggi magari ne facciamo un'altra. E niente, oggi continuiamo l'arco in questo, siamo fermi con quella di UE nel punto in cui siete rimasti anche voi, non siamo andati assolutamente avanti con l'arco in questo. Abbiamo fatto qualche piccolo cambio in team, tipo abbiamo appunto messo Shaling che abbiamo trovato e abbiamo già portato al 40 eccetera, e insomma il resto lo vedremo. Io vi invito comunque a passare sul sito Viola dove giochiamo in diretta e ci giochiamo anche altre volte su questo account senza fare la trama principale, e semplicemente siete tutti benvenuti e vi aspettiamo. Ok, allora raga, adesso che abbiamo fatto tutta questa bellissima intro ai nostri amichetti e che effettivamente li aspettiamo se ci vogliono raggiungere, io direi che diamo il buongiorno all'account tirando queste singole. Prima queste due sul permanente, molto tranquille, qua sono a piti bassissimo e non do nemmeno il 4 stelle vicino, non si sa mai che esca qualcosa, però ancora qua. Infatti non era preventivato il 4 stelle. Di là invece siamo intorno al PT 70, mi sembra 70, 71 in questo banner qua. Facciamo un check veloce e poi continuiamo con la trama. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Siamo a PT 70, quindi questa è la 71. Tiriamo la singola numero 71. Vediamo. 71. 3 stelle. Per ora rimaniamo lineari, 3 stelle, eccetera. Però ci stiamo avvicinando, eh? Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Allora, bene, continuiamo l'Arkon Quest. Le daily le faccio poi in differita. Wangshu. Ok, eccoci qua. Tra l'altro qua non ci siamo mai andati ancora in cima, quindi ci andremo adesso. Oh, siamo a PT 71, potrebbe uscire qualcosa. Allora, nelle ultime parti, che sicuramente voi che avete appunto visto la serie vi ricorderete meglio di me, abbiamo appunto parlato un po' con alcuni degli adepti, stiamo cercando appunto un modo per farci scagionare dall'eventuale accusa di essere come in qualche modo responsabili dell'assassinio di Rex Lapis. Noi non c'entriamo niente, arriviamo per parlare con lui e al suo la sua celebrazione annuale, lui cade piombando sul pavimento morto, è stato assassinato. Questa è la situazione al momento. Siamo andati, siamo scappati, ci ha aiutato a scappare un suddetto Child, personaggio che non conosciamo minimamente. Esattamente, è la parte che intendete voi, raga. Queen, drama queen, Zhongli, assolutamente sì. Noi criminali sempre, in un modo o nell'altro veniamo sempre accusati di essere criminali. Ok, dobbiamo salire qua su in cima. Vai, andiamo. Mattia, grazie per il follow, ben arrivato. Eccoci qua, qui c'è la nostra ascensore che ci porta su e si parte. Si va? Ok. Ha avuto un attimo di confusione. Deve essere questa la locanda Wangshu, un posto ben più umile dei monti di Jinyu. Davvero ci troveremo un adeptus? Eh sì. Portale. E proseguiamo perché dobbiamo salire ulteriormente. Eccoci.
Che bella la vista di Yue. Gli occhi a volte ingannano. Un sigillo del consenso. Sapete il fatto vostro. Anche se è vero che impedisce a me di nuocervi, potreste sempre farvi male in altri modi. Paimon non aveva capito bene. Avere contatti frequenti con il nostro mondo è un'infrazione delle regole. Le anime mortali non sono coriacee come quelle degli adepti e il vostro sangue non può reggere simili livelli di energia. Andatevene subito, per il vostro bene. Un secondo, siamo qui per... Paimon è arrabbiata, non fa che pensare a se stesso. Paimon vorrebbe dargli un soprannome bruttissimo, ma far arrabbiare un Adeptus non conviene. E se poi trovassimo solo sassi nei bauli, oh no. Bah, forse potremmo chiedere alla signora capo della locanda come riesca a parlare con gli adepti. Chiede alla signora informazioni su Shao. Eccoci qua. Benvenuto! Uno stile distinto ma non ricercato nel vestire, tratti ben definiti e allo stesso tempo non comuni, in compagnia di una specie di elfa fluttuante. No, non mi dici niente. Parlami di quell'Adeptus. Oh, avete già incontrato Shao? Niente male, di solito non è mai dell'umore giusto per le visite. Quindi prima era di buon umore? Caspiterina! Sì, è difficile parlare con gli adepti. Alcuni rivolgono loro preghiere per tutta la vita senza mai riuscire a vederne uno. Quando l'Arcon di Geo fondò gli Yue, chiese l'aiuto degli adepti. Molti di loro, però, proteggono gli Yue nel solo modo che conoscono, combattendo. Per vari millenni è stata l'umanità a governare gli Yue, mentre gli adepti sono rimasti nascosti a debita distanza. Tu sai un sacco di cose, signora capo! Capo e basta, va più che bene. Comunque sia, avete il favore degli adepti. Dovrebbe essere tutto più semplice. Volete la mia opinione? Se l'umore di Shao non peggiora, per voi andrà tutto bene. Non riesco neanche a immaginare come sia il di buon umore per il temibile custode Yaksha. Sarà interessante scoprirlo, no? Ora che ci penso, non l'ho mai visto sorridere. Facciamo così. Chiedete al cuoco una ciotola di tofu di mandorle per preparare il piatto che vi dice vi riesce meglio. Il tofu di mandorle è uno dei pochi cibi mortali che Shao gradisce. Scegliete voi l'altra pietanza. Scegliamo noi, eh? Ma Muite, tu cosa sai cucinare? Un'insalata nutriente? Sarà difficile che riesca male, no? Sinceri, se a voi offrissero dell'insalata nutriente per fare amicizia, sareste felici? Ma da quante side quest che ci sono? No. Vedo tanti no. Raccogliamo ravanelli. In onore della nostra amata. Yao yao. Ricetta ai tofu di mandorle. Oh, eccoci qua. Ricetta ai tofu di mandorle. Ci servono le mandorle. E dove le troviamo le mandorle? Acquistabile all'Emporio di Lue. Andiamo. Shopping di mandorle. Poi c'è da ricordarsi in quale negozio li vendono. Ciao Fraffri! Siamo a fare l'insalata qua, sì, oggi insalata day. Allora. È quello vicino alla crafting, mi sembrava anche a me. Mi sembrava anche a me che fosse da queste parti, infatti sono anche andata a sbloccare il teleport. Allora, o è questo che c'ha il cibo davanti? Mi sembra fosse lui. Mandorla. Ne ho comprate giusto un po'. Ne ho comprate giusto un po'.
Abbiamo la scorta, siamo a posto per tutto l'inverno con le mandorle. Bene. Tofu alle mandorle. Dove sta? Eccolo qua. No, non era questo che volevo. Dovevo fare l'insalata allora proprio. Non mi ricordavo questa ricetta della cucina. Non mi ricordavo. Però di insalata li facciamo. Questa è insalata nutriente. Eccola qua. Ma fa schifo. Cioè, veramente vuole questa? Sì. Parla con lo chef. Ma ragazzi, l'insalata nutriente così, come puoi mettere di buon umore qualcuno? Non vedete che sono in pausa? Filate. Perdono, volevamo solo chiedere un tofu di... Filate! Ehi, i modi di questo uomo mi sembrano quelli di Wagner di Mondstadt. Ci manda Goldet, il capo. Capisco. Se è per il capo, immagino di non avere altra scelta. È che non riesco a dare il meglio di me al momento. Un dessert che richiede una precisione simile, poi... In che senso? La mano degli schermidori deve essere ferma, ma questo vale anche per i cuochi. Le mie, invece, non sono affatto salde. Questo perché un tempo mi dissero che questa locanda è infestata. Infatti, ora, proprio ora in cucina, ho visto qualcosa di sinistro. Il cuoco ha un aspetto minaccioso, ma dopo il riferimento ai fantasmi inizia a tremare. Penso che persino la locanda Wang Shu non sia sicura. In questo momento non riesco a preparare il tofu alle mandorle. D'accordo, ma Witiel, dai un'occhiata a questa cucina. Facciamolo per il tofu di mandorle. Che io ho già cucinato per conto mio, raga. Vai in cucina. Mi dico, sembra ci fosse la bambina demone, tipo, una roba del genere. Il cavolo. Non sembra esserci niente. Ah? Non si bestemmia, Paimon! Scusate, ragazzi, scusate. Veramente, io... Allucinate, chiedo scusa per Paimon. Chiedo scusa, scusate. Veramente. Avete visto anche voi? Il fantasma c'è davvero? Ma come? Come? Bene, non ci sarà di grande aiuto adesso. Che facciamo? Lasciamo stare e torniamo a parlare con la signora capo. Terrorizzata da una sciocchezza simile e dire che un tempo era un temuto bandito. Non sempre molto spaventata dei fantasmi, signorina capo. Divinità, fantasmi, in vita mia ho visto di tutto. In effetti nessuno sembra sapere che un adeptus risiede in questa locanda tranne la signora capo. Shhh. Vorrò raccontare ai 420 il mio segreto. Ad ogni modo, prima di andare, perché non vi assicurate che quel fantasmino non dia fastidio ad altre persone? Non prendetelo come un ordine, solo che, come ha detto l'Adeptus, le anime dei mortali non sono molto tenaci. Per non farvi troppo male quando avrete a che fare con gli adepti, fareste meglio esercitarvi con lo spettro. Buona idea. Come facciamo a convincerlo, però? Il dipinto calligrafico nella locanda è chiamato Sigillo del Testimone ed esiste da oltre 1000 anni. Dategli un'occhiata. Fatto ciò, cercate un luogo all'esterno in cui sia riprodotta la stessa forma del Sigillo del Testimone. Ok, già me lo ricordo questo. Quanto ci avete speso a mettervi nella posizione giusta per sbloccare il sigillo sul pavimento? Eccolo qua il sigillo. Questa è l'immagine. Io quel giorno sbattavo. Cioè, stavo cercando di capire che cosa. Poi a un certo punto mi sono posizionata a random. Sono rimasta ferma perché ho starnutito e si è illuminato. Perché bisogna, cioè, mi ero già posizionata un sacco di volte bene, ma mi muovevo subito dopo perché non capivo perché non lo prendesse subito. Poi una volta ho appoggiato il controller, ho starnutito, passata la quest dopo io. Già, una vita di stenti. Scusate, ormai guido anche sto fantasmino e mi dà fastidio. Thank you.
so che devo riscendere poi, ma meglio così. A me non lo, me lo sono tolta questo. Ah no, meno male, è qua. Meno male. Questi Primogen sono fondamentali. Ok. Andiamo, esatto, altre Primogems che sono importanti per provare a prendere casua. Ciao Giulia, venerdì. Ok, eccoci qua ragazzi. Bastava stare fermi, ma io non ce la potevo fare. Piccola Ming, eccola, seguiamola. Esatto, io qui jumpscare, raga. La prima volta jumpscare. Cioè, avevo capito che mi dovevo allenare, ma mi avevo capito che la bambina andava a impossessarsi dell'armatura mortuta di questo qua per il nostro sport. Se no gli dicevo, bambina, sta tranquilla, cioè, non c'è bisogno, letteralmente, apprezzo, ma veramente, grazie. Volevo mettere il turbo fuoco di Shaling, ma ancora non ce l'ho. Perché così c'ho anche Heia, doppio turbo fuoco. Cioè, doppio turbo, insomma, in generale. E ora ce l'ho. Troppo forte Shaling. Troppo forte, mi piace tantissimo. Eccoti qua, finalmente! Paimon è a pezzi! Spaventosi, Lichur! Dare fastidio alle persone non è bello! Ehi, ragazzina, mi stai ascoltando? Rividi, tormento! Adesso te ne dico quattro! Va bene. La piccola Ming non disturberà più gli ospiti della locanda. Giocherai con la piccola Ming la prossima volta, ma Weasel? Altrimenti la piccola Ming verrà a cercarti. Sono stata appena minacciata da una fantasmina in miniatura, raga. Penso di averle vissute tutte nella mia esistenza. Sto relaxing guardando Lue. Mi dispiace, sei troppo lento. Mi teletrasporterò. Volevo farlo poetico e ci andavo a piedi, ma era troppo lento. Andiamo a parlare con lo chef. Cosa? Ha davvero fatto promettere al fantasma che non infesterà più la locanda? Wow, sei proprio sorprendente. Sono in debito con voi. Datemi un istante e vi preparerò il tofu di mandorle più delizioso che abbiate mai mangiato. Dai,
Ah, ora che è andata via, le mie mani sono di nuovo salde. Parla con Shao. Oh, queste sono le missioni che piacciono a noi. Parla con Shao. Al suo servizio. No. Dov'è caduta? Shanling, su via. Volata. No, ma che guarda? Parla con Shao, ma cosa guarda? Ma che se ne frega del vaso? Oh, vabbè. Eccoci qua. Ancora voi due. Aspetta, non sparire un'altra volta. Cosa sono? Il tuo piatto preferito, tofu di mandorle. E anche una prelibatezza tipica di terre lontane. Un'insalata nutriente. Maui, presto, Muitiel, parlagli, fegra che finisca di mangiare. Rex Lapis. Com'è possibile? I tempi sono cambiati, è vero, ma non avrei mai pensato di vedere Liyue senza di lui. Che ruolo hanno avuto le sette stelle in ciò che è successo? Parlerò con scultore della luna a forma montagne e vestale delle nuvole. È tempo che anche loro prendano una decisione. Saranno gli adepti a sostituire Rex Lapis a Liyue? Gli adepti non scappano dalle loro responsabilità. Preferiscono non immischiarmi nei problemi dei mortali per motivi personali. Ma non verrò meno alle mie responsabilità. In fondo, stiamo parlando del dio dei contratti. Un attimo, Paimon ha un'ultima domanda. La piccola Ming, lei... Combattendo i demoni a volte ci si imbatte in spiriti che hanno mai fatto del male a nessuno, eppure rimangono ancorati qui. Per questo ho chiesto al locandiere e al capo se fosse possibile ospitarla per un po' di tempo. Quindi alla fine la locanda Wangshu la stava proteggendo. Avevano diversificare gli affari, eh? E noi l'abbiamo cacciata. Facciamo schifo. Abbiamo cacciato la bambina. Polvere alla polvere, torna al porto di Liyue e trova il principe. Però prima vado da Catherine che abbiamo fatto il livello. Si va dal principe. Stella già emozionata, esatto, guarda, non avevo nemmeno vista scrivere, talmente emozionata ha scritto Am 9 re mio. Am 9 re mio. Oh, nemmeno una Primogem. Grazie. Grazie, nemmeno una Primogem. Grazie. Che gentili. Andiamo. Quasi, grazie a essere ora appena arrivo, bevo. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Guarda Stella, ci siamo quasi, sta per comparire, stai per vederlo. Oddio Stella, eccoci. Sono entrata in banca io, perché i soldi prima dell'amore. Scherzo, resco. Siete di ritorno finalmente. Com'è andato il viaggio sui monti di Juanyun? Bla 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 bla. Capisco. Scultore della luna, forma montagne, vestale delle nuvole, conquista demoni. Alcuni di questi nomi non sono mai stati presenti nelle informazioni in possesso dai Fatui. Per festeggiare il vostro ritorno vorrei omaggiarvi con alcuni dettagli. Rispetto alla morte dell'Archon, la risposta delle sette stelle di Liyue mi ha dato molto da pensare. Non avendo ancora catturato l'assassino, non consentiranno a nessuno di avvicinarsi a rendere omaggio all'Excuvia. Hanno anche cercato di non far trapelare informazioni, ma con il rito della discensione in vista, neanche le sette stelle riescono a tenere sotto controllo tutto. L'Exuvia? Lo sanno tutti a Liyue che Rex Lapius è anche un Adeptus.
L'Archon di Geo, o dio dei contratti, è anche noto come Lexuvia, il primo degli adepti. I potenti e illuminati adepti di oggi, in tempi remoti, hanno sottoscritto un contratto per la protezione di Yue. Ecco perché hanno tutti a cuore il benessere di Yue. Naturalmente, hanno la qualità di richieste per questo compito e si sentono responsabili. Se le sette stelle dei regnanti non potessero svolgere adeguatamente il loro dovere, gli adepti applicheranno delle azioni costrittive e correttive. Lo spiritual dell'Archon di Geo è asceso perché le sette stelle dovrebbero nascondere i resti? È davvero poco chiaro. Questo complica le cose anche per me. Oh, giusto, è per noi che siamo venuti fin qui. Ma le sette stelle di Yue non permettono a nessuno di avvicinarsi a Lexuvia. Allora la missione di Mawitel di trovare i sette è inutile. Eh? Stai provando a trovare i sette? E come mai, se posso chiedere? Preferisco non commentare. Ah, bella risposta. Un cavaliere che si lasciasse ingannare dai fatui non sarebbe degno di essere definito tale, dico bene? Ma anche io posso esserti d'aiuto, sai? Eh? Davvero? Concedimi del tempo, il tempo di trovare qualcuno, qualcuno che vi aiuti a uscire da questa situazione di stallo. Incredibile, davvero. Quanto più tentano di reprimere la cosa e più viene fuori il caos. Se volete vedere come crollerà tutto a un certo punto, mi consiglio di mantenervi in vita fino alla prossima, d'accordo? E Child se ne va. E noi abbiamo sbloccato il dominio della maestria. Bene. Oh, missione dell'atto 1, la terra in mezzo ai monoliti completata. E possiamo già fare quella dell'atto 2. Assolutamente. Guardate quanti domini possiamo fare. Ragazzi, una speranza! La 72! Abbiamo la 72! La 72! Ora facciamo le daily e facciamo la 73! 72! Faccio le daily e poi facciamo la 73, perché direi che la prossima parte di trama la facciamo nella prossima parte, visto che abbiamo proprio finita precisa. L'altro ho sbloccato tutti gli hangout, quindi ho altri modi per fare le primogems. Cosa mi sta dicendo? Ah sì, che ne devo sbloccare uno. Sblocco quello di Have, personaggio non ho mai incontrato. Esatto, cioè letteralmente fammi sbloccare i primi, no? Fammi sbloccare quello. Non hai le chiavi? Ah, e allora nulla, che mi dici, vieni qui. Allora facciamo le daily. Facciamo queste daily, così almeno poi facciamo un'altra singola e poi la trama la continuiamo nel prossimo episodio, così che almeno è tutto bello e strutturato e la prossima volta iniziamo il prossimo atto della trama. Dai, è vero, sicuramente qui c'è più roba da fare nei vostri account, però arriva la diretta della 3.8, pensate che chi gioca da poco... che ancora a fare tutte queste quest, sub quest di qua e di là, che magari sta iniziando adesso Fontaine, fra un mese e mezzo gli arriva, cioè sta iniziando adesso Sumeru, fra un mese e mezzo gli arriva Fontaine, raga. Lì mi impanicherei per le troppe cose da fare. Eccoci qua. Sì, Claudio, l'ho appena riscattata, l'ultima, disponibile. Ma che coso era tanti cari auguri, scusate? Curati tutti. Cura aggiuntiva per sicurezza. Oh vai. Ok, daily 1 fatta. È
Abbiamo 10 primers. Io dopo Sumeru, guardate le missioni che vado a fare, mi mette ansia. Ce ne sono tantissime, perché Sumeru, essendo gigante, aveva veramente l'imbarazzo della scelta delle sub quest. Proprio su, proprio una quantità enorme, enorme. Quindi è normale. Anche io mi sento spesata, perché tante sub quest le devo fare ancora. Ciao Arce, come ti senti? Stai meglio? Niente super rara. Eh sì, è vero. Però, però anche quella del Black Desert, cioè non Black Desert, quella è un altro gioco. Quella insomma del Red Desert era abbastanza lunghetta. Però no, personalmente vi dico, quella era rara, però alla fine viene compensata dal fatto che oggettivamente è tanto bella. Cioè oggettivamente quella di Aranara è veramente tanto bella. E quindi in un modo o nell'altro, a me, nonostante lì per lì sia stata oggettivamente una palla starci 10 a tutta, poi la dispersa in più giorni, in tantissime aree, tantissimi dialoghi, però oltre a queste cose, comunque la trama a me ha lasciato tanto. Io ci sono proprio pianto alla fine. Ci ho proprio pianto. E sapete quanto ero indignata con gli Aranara io. Ok. Ok, eliminato anche questo. E via. Quindi non facciamo spoiler per i nostri amici che stanno seguendo questa serie in italiano. E che quindi appunto magari sono ancora tanto indietro. Però ecco, la festa di Aranara sicuramente è lunghissima, però lascia un sacco di good vibes. Bene. Poi Wort, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Come sono andate agli esami, le cuginette? Tutto bene? Eliana, tu non l'hai fatta? Ma che dici? Come non l'hai fatta? Io ero convinta l'avessi fatta. No, vabbè. Nemmeno quelle delle piramidi. Io quelle le ho fatte entrambe. Bravissima, allora fai complimenti alle tue cuginette. Io dico l'ha fatta anche la Betta, forse. No, forse no, non li ha fatti la Betta, non lo so. Minacciami ogni tanto, va bene. Sarà fatto. Salve. Io non riesco. Che vuol dire non riesci? Oh, ma guarda questo. Salve. Come andiamo? Tutto bene? Si può alzare? Grazie. Vorrei un avversario in piedi. Uno, due, jump. Ecco, il turbine infinito! Eccolo, guarda che meraviglia, con anche la ulti di Barbara, cioè la E di Barbara. Esatto, quel periodo in cui quel boss lì non lo buttavi giù con nulla. Ora basta una freccia di ganio centrata.
Mortuso. Valberry. Eccoci qua. Come farò a passare? Ciao, qualcosa non va. Cosa stai facendo? Sto cercando di salire sulla torre di guardia del punto vedetta. Voglio vedere se c'è o no la tempesta in arrivo al mare. Ma c'è un gruppo di mostri che blocca la strada. Non so come superarli. Va bene, ci pensiamo noi. Ma guarda, veramente, a parte gli scherzi, sono forti veramente Kay e Shaling. Soprattutto quando appunto barsano insieme, sono veramente fortissimi. A parte tutti i vari meme, sono i personaggi iniziali. Però sono personaggi iniziali belli, belli pesanti. Scusatemi, anche questo c'era una cassa. Ciao Niki, molto bene. Siamo sul secondo account in questo momento. Abbiamo quasi finito. È che stiamo finendo le daily, perché una volta finite le daily abbiamo un'altra pool e andiamo a Piti 73, se non sbaglio. Ok. No, maledetti. Non vi permettete più. Lascia altra gente. Magari un early 5 stelle, magari. Ecco qua. C'è qualcosa che non va? I mostri non ci sono più. Davvero? E hai ringraziato l'animo di Arcon. L'animo di Arcon invece è l'Arcon di Animo. L'ho letto al contrario. L'animo di Arcon. che belli i colori. Perfetto, fatto Wind, siamo stati bravissimi, grazie, grazie. Sulle vaticine di tempeste, daily completata. Consegniamo le nostre daily e dovremo avere una singola precisa in questo momento. No. 100, no, 172, abbiamo qualcosa in più. Ah, perché ho aperto le casse. Pigiati sotto, Liana! Bene, tieni Catherine. Perfetto. E tieni. Molto bene, amici. È il momento dell'ultima singola di oggi. Piti 73. Niente, niente. Dovremo continuare a sperare. Farmare e sperare.
con questo bellissimo banner di casa. Io a voi amici di YouTube saluto, ci vediamo alla prossima parte e continuiamo la quest di Liyue. Abbiamo iniziato ufficialmente la seconda parte della quest, abbiamo concluso la prima, quindi vi invito a passare sul sito Viola per vedere le parti in diretta e partecipare attivamente al chat mentre facciamo le cose, per vedere il farm extra che ogni tanto capita che ci mettiamo un po' in a farmare, o vedere semplicemente appunto il mio account principale. E niente, io vi aspetto nei prossimi video, vi mando un bacino, iscrivetevi al canale, alla prossima.